Franco, come mai non ci sono? Non capivo. Io andavo su mio Franco solo fino a questi anni, io non ho idea. Oh, papà, ci sono messo un uomo in giallo, questi più. Ma tanto che ci sono mito, ci si rende poco. Ok. E io subito sono passato alla tavola, sono messo a mangiare, è giusto che andiamo a mangiare. Poi per un momento, quando stavano mangiando, mi svegliai e mi venne un pupillo di tutti. Ah, se vede, faccio il figlio, hanno urtato i forchetti e sono usciti. Ma insomma, adesso, ma dove stanno? Sono andato a fare un sciopero a fare. Dovevo proprio venire, dai oggi e dai domani. E vado a casa non so oggi che è più mi dà un sogno. Che si dice? Tutto a posto. Come te la passi a Roma? Come la passi? Come la passi? Non vuoi, non c'è il mio caso. Tu sei a Roma, fratellino mio, e qua siamo a mezzi di guai con papà di guai. Papà, ma che fa un monello? Un monello è niente. Un monello, papà. Qua non ti manca niente, papà. Luca, caccia stai io. Mi manca tutto. Non fare un stizzuso. Papà, mi hai detto sta parola stizzuso. Ti giuro che non la dimentico fino a che campo. Luca, veramente stuzzioso il papino. Basta stare a tesoro, che già la supporta assai. Ma c'è questo, ora saccio che la sata ne da mucchiere, che poi è stata una fortuna. Ma che fortuna, ma è la mia? Ma con la nuova compagna, che già è a Roma. Perché il desiderio mio, da nonno, è sempre quello, nostro figlio. Nasce o non nasce? Papà, e ci stiamo a provare, Piano piano, papà! Prova! Prova! Prova, papà! O non ti sfruttare la sala? No! Sarà tutti felici! Da paura, papà! Ai, papà, com'è? Ora che tu fai? C'è tuo figlio che si contenta? Ma è giusto, si contenta! Ai, com'è? Ora dove stai capo, papà? Ai papà, non vedo l'ora che arriva la fine del mese, tu hai i soldi, sono finiti. Luca, dice la nuova compagna che i soldi di te li trusciti, che è troppo spendaccione. Te calo papà. Papà, ma che hai preso la pensione? Non me stavo a ricordare. Luca, tu ti ricordi meglio di me quando prendo la pensione. Papà, insomma, come te la passi? Com'è? Manca a passare, Luca, mi manca tutto. Mi manca televisione, materasso, porciona, cattesino, mi manca tutto. Se stavi da me, te li facevo io. Che sono di me? Dimmi una cosa, Luca. Adio,
pensare. Che Natale che fa? Mangiamo tutto assieme? Ma che bella pensata che mia figlia Caterina si unisce tutta la famiglia. Eh sì. A Natale papà ho già promesso a certi amici che ci vediamo perché abbiamo una cena. Ma Santo Stefano! Devo andare con l'ex suocera perché dobbiamo sistemare delle cose di famiglia. Per Capodanno, chiesa cugnata. Per Pasqua, chiesa cucina. Vergogna. Ma mangia se una bella fede dei figli. Aggiungo papà, vai a casa di Fibuzza, va? Luca, che desiderio, che via di venirti. Pure io papà. Ma non vorrei che i cognati pensassero che sto qui solo quando prendi la pensione. Luca, tu mi fai un favore, te ne fregare da cognati. Tu vieni solo per bere la tabaccia, fregati di tutti. È giusto, è giusto. Difatti, sai che facciamo? Sai che fai? Quando prendi la pensione, fai a metà con Caterina e Matilde. Ma se ti rimane una cosetta per me, Allora un ragioniere. Io Luca non ne faccio fatto con da con i soldi. E siete tutti gli stessi. Ma lasciamo perdere questi soldi che sempre mi crucifiate questi soldi. Ma c'è questo, lo ci rivedo io e faccio campare giù, signorani. Hai un desiderio, ma tu mi dici. Arriva questa nuova compagna o non arriva? Papà, ci stiamo a provare, però è meglio che sto mese non rimane incinta, perché soldi non ce ne sono. Luca, non preoccuparti, cerca di metterla incinta, che come resta incinta ti regalo un milione. Dove lo vedi? Un milione. Ora ti punto tutte le cose e mi diamo stupisso per caso. Quale viso, papà? Luca, lo stai dicendo a tia, perché io sono un figlio più grande, quasi un figlio maschio. Io e Tamazzi, mentre eravamo ci crescevo, facendo sacrifici, anche perché quando uno crepa ci si spise, accucciamo 30 milioni e sono la banca tutta 30 mesi. Da lei, ma mi stai a strappare un sacco di pacchi, papà, mi fa un'idea della macchina, fanno lì, pulisci, lì, lì, tutto pago, papà. Guarda, te ne avevi il debito, ma tu tutte cose, ma l'ho ascoltato, che c'è nessuno. E mica puoi dar tutto a me, papà, c'hai ragione. Ma non ti preoccupare, papà, come mi rispetta, che sai, apri che sei, non è niente a nulla, muto sogno. E io sogno che sempre ti ha parlato. Tecco papà! Ma papà! Sarà a dirle prima che viene da solo e da cognato! Papà, ma io vengo pittia! Sarà a dirle che viene riti! Quanto sacrifici capisci? Io e mia mamma di Tamazzi per cucciare! Papà, che fatto? Fai un bagno! Amore, c'è tu gioia mia! Sì. Senti Caterina, visto che papà si deve mettere al bagno, io... Ma farlo divertire papà, no? Farlo sfagare, che gli ricordi i momenti brutti, no? Io ricordo i momenti brutti? Sì, tu ricordi i momenti brutti. Ma come mai tu ti stai pigliando bene ora, non hai capito? Ma che ti stai bruciando, Caterina, scusa? Perché non ti stai bruciando pure tu? E perché io papà... E perché non ci hai pensato prima? E allora io ci ho pensato prima? Ma che ci stai pensando? Ma che? 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 Ma Ci ma che sono tutti ste fungi? Che sono tutte ste fungi? Tuo fratellino qua, Luca, si può buttare a papà a casa, a Roma si può buttare. E come mai ci sta pensando ora? Che non ti ho degnato, ma che faccio che telefonato?
con papà. Perché io non l'ho visto mai, adesso me la voglio portare a leva con me. Ma va, anche tu mi confete, non ti mangiate l'uomo. Ma che c'è accattastato, per esempio? Papà, per mia, la dite, papà può stare con mia. A mia non mi pesa. Manca a me mi pesa papà. E manco a me mi pesa papà. Io ho l'impressione che stesso cominciando a capire qualche cosa. Pure io. Pure io. Non vedo l'ora che avete faccio e angio. Mario, io ci accattai alla televisione, i carte siciliani, a poltrona, Ulie, tutto vedo. Vi dico tutte queste cose, ce l'ho accattato pure io. Accattato pizza, monotacco. Pure io, ma quando è che vedo faccio e angio? Ma momento, momento. Ma guarda cacciù e qua, quindi guarda la faccia e angio, ragioniamo. Facciamo un punto, non se ne parla giù. Angio, facciamo un punto. Facciamo un vicolo, facciamo quattro punti, ma che la situazione la può risolvere solo faccia e altro. Papà, niente mamma mia, tu sai che io ti stavo sempre tutta fettia, va bene? E stai con me allora. I panni sporchi si lavano in famiglia. Eppure io voglio lavare i panni sporchi da papà. Meno male che ci hanno meno neve e mi ce l'hanno prima, ma sono anche chi sta pensando. Franco, a fare un favore, andiamo a chiamare a faccia e altro. Ci sta dicendo solo. Io ritorno a Dio, ragioniamo una cosa, ragioniamo prima, invece ci ammalo subito da faccia e angio. Appunto, io volevo dire pure io. Papà, stato con me invece, che io ti sto sempre tutto a fettia. Papà, ma non è stato pure io solo a fettia. Non vedo l'ora che vede faccia e angio. Ma tu sapevo da solo. Ma magari tu sapevi da solo. E magari tu sapevi. Dopo che stai capendo, non sappiamo tutti ciò. Dopo che stai capendo, invece è sorriare. Luca, grazie a Dio, i vaglie telegrafiche hanno fatto sempre viaggi a Roma. E quindi io che sparte di loro non lo so. Tu hai pigliato un'altra parte della pensione. Basta! Volevi sapere che basta! Ma che è niente? Cazzo di vuoto! No, guarda sao! Vieni, la situazione non si stiamo io! Guarda sao! Fermi tutto! Che sta succedendo? Ci tagliano tutto come piragotte! No, non ti fai cogliere, reggi la verità! Mamma mia, santo cielo! Ma, cose ci... Papà, ma non credo che ne vediamo in giro a tutte! Ma dimmi una cosa, dici cosa mi aiuto se l'hanno nocciole? Papà, ma dici cosa sapevo solo io? Ah, papà, che lo sapevo solo io che era il mezzano! Ma cosa dei pazzi? Ma allora tu sapevo da solo, puro? Ma pure tu sapevo? E magari io non lo sapevo. Adesso sei certo, pure tu sapevo. Ma... E per questo, allora, non volevate che me lo portavo a Roma, eh? Dite, confessa, su! E certo! Eh sì! Zitto, Luca! A Roma! Voi cercate il benessere senza capire che da Dio viene l'unico bene. Eravate pronti per la spartizione? Certo! Volevate dividere in parti uguali? No, no, certo! Se non trovate la pace con Dio, non potete trovare la pace con voi stessi. Pace anzi! Meno male che ha pigliato parola, saranno i miei figli tutti i capiti che siete là. Zitto e vergognati! Pace anzi! Io non ho niente da vergognarmi! Intanto senza questo mio ciucco! Non vorrà accampare questa bellissima predica! Chiedete perdono a Dio di fronte a tale meschinità. Ecco perché ve lo volevate portare voi il telefono per sempre! Sì, no, Luca! Voi cercate il benessere senza mentire che da Dio divide l'unico bene. Eravate pronti per la spartizione? Certo! Volete dividere in parti uguali? Certo! E tutti in pace! Se non trovate la pace con Dio, non potete trovare la pace con voi stessi. È vero, l'interesse prevale sull'amore verso un padre. Vergogna! Ma c'è altro! Da quando lei dice vergogna, vergogna, che faccio cani i miei figli, non si vergogna nessuno! Vostro padre non ha una lira! Basta! Basta, non continuate a peccare! Vogliamoci! Vogliamoci! Mi teniamo a mia
non come un padre, non come un vero pace, ma solo per i soldi. Papà, ma io devo venire a trovare. Luca, tu in qualità di maschio e di figlio pensano sei stato il più svergognato di tutti. Veniamo da quando mi dovevi fregare la pensione. Basta, basta, ora veniamo. Lo sapete che vi dico? Che la colpa è solamente nostra. E ora lo teniamo come un vero pace. E sparte, senza soldi. Ma lo sapete che c'è una casa piccola del calore? Ci sentire. Basta. Ci sentire. Solamente tenendolo con grande amore potete spiare questo peccato. Pregate. Pregate, altrimenti non starete mai in pace con voi stessi. A tutti voi dico, se vi dovesse capitare una cosa del genere, non cadete mai in questo peccato così grande e meschino. Amate e onorate i vostri genitori con grande cuore per non porvi mai questa domanda. Ora che mamma morio. Mario Angelo Deglione e Sarita Paola Trigila. Padre Angelo Carmelo Boscherino, Santina Belmonte e Santo Zino Leante. Io sono Giuseppe Cristofori, Giovanna Cocciale, il regista Franco Perricone. Mi ginocchio se non mi si vede dietro. Grazie a tutti.